Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi andiamo avanti con il Ian e proseguiamo. Oggi faremo Eianita, secondo Ian. Come vedrete, come sapete, la partenza cambia. Se in Tekku Shodan e Ian Shodan era Tekku Tsudachi, da Eianita in poi sarà sempre Koko Tsudachi. Bene? Come al solito farò prima la sequenza e poi analizzeremo un po' il cadavere. Yanida! Ok, allora, se nel Tekkoku Shodan e Ian Shodan dovevamo ruotare bene per fare questo passaggio, adesso, siccome dobbiamo fare Koko Tsudachi, nel momento in cui carichiamo, portiamo il nostro peso bene sulla gamba destra. Carico e la sinistra va. Ok? Quindi non penso di andare verso sinistra, così, bene, ma sarà la gamba sinistra che va per conto suo. Il mio peso rimane giù, eh? Schiaccio giù sulla gamba destra e carico. Colpisco bene, eh? E ritiro, bene tira le chite. Ruoto i piedi e carico. Colpisco, colpisco. Per lo Yokogeri noi avviciniamo tutto, eh? Ma avvicineremo a metà strada, eh? A metà, la sinistra, la destra viene incontro mentre carico. Yokogeri, scendo, shuto. Porto il peso in avanti e shuto. Peso in avanti, shuto. Qua non facciamo reazioni, ma mentre vado avanti, abbasso sinistra dentro, mio così. Bene, qua porto ancora il peso in avanti e giro, shuto, shuto, shuto e shuto. Qua abbiamo la prima, primo cambio, eh? Nel senso faremo la parata opposta rispetto alla gamba anteriore. Bene, siamo diagonali, Koko Tsudachi, spostiamo la gamba sinistra. Spingo avanti, eh? Mi raccomando, chiudere bene l'anca, eh? Yokohami, chiudere bene, non lasciamo il braccio fuori, ma il braccio sarà nella nostra figura sempre. Benekite, da questo punto faremo Maige, non dobbiamo muovere, eh? Solo il calcio. Qua possiamo arretrare un po', eh? Per spingere bene l'anca e chiudere. Stessa cosa. Ok. Vedete, il Maigeri deve correre lungo il braccio, eh? Se è troppo sotto il braccio, cosa succede? Ci dà fastidio, quindi non riusciamo a calciare. Invece noi, se chiudiamo bene l'anca, vedete? Il Maigeri si infilerà direttamente nello spazio. Bene. A questo punto abbiamo finito. Carichiamo bene, grande, e dentro muoviti. Carico sinistra e entra a destra. Porto il peso in avanti e giro via dal marai. Ok.
Una volta che abbiamo girato, dobbiamo aprire. Siamo qua. Sono frontale. Quando apro, non aprite tutto il corpo. Piccola vibrazione e spingo il braccio. Rimaniamo bene avanti, non arrabbiamoci. Adesso passo vicino e dentro. Torno indietro, apro, passo vicino e chiare. Bene? Come vedete, come abbiamo visto già nel dialogo della Treiana e del Kushodan, passiamo sempre a toccare il piede davanti. Dobbiamo stare compatti, vicini, per avere più forza e dinamica. Ricordatevi bene questi passaggi, questo è importante. Non facciamo questo, esageriamo, no? Ma direttamente va grande parata. Tengo fermo il braccio sinistro e il braccio destro, calcio pugno. Nel momento in cui tocca terra il piede destro, esce il pugno sinistro, per avere forza, compatto. Se no, abbiamo già perso il 50% di quello che abbiamo creato nella dinamica. Siamo fermati per poi ripartire. Quindi, da questo movimento, bene parata, calcio pugno, insieme. Così sfruttiamo la nostra spinta e arriveremo insieme. Gambe e braccia, come deve arrivare ogni nostra tecnica sempre. Anche quando facciamo un pugno normale, posizione delle gambe e tecnica di braccio devono arrivare nello stesso tempo, non prima una, poi l'altra, altrimenti manca di efficacia. Bene? Ok, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, restate a casa.